Siamo con Federico Rocca, delegato del sindaco di Roma Capitale per i rapporti con l'Europa, ma persona molto giovane e molto vicina al mondo dei giovani e quindi anche alla mobilità giovane. Che cosa state facendo? Cosa stiamo facendo? Roma è una città che vive molto le due ruote, sia per quanto riguarda gli scooteristi sia per quanto riguarda i motociclisti. Abbiamo una forte componente di arlisti che si sta organizzando e poi soprattutto per le due ruote per quanto riguarda la ciclabilità. E quindi l'impegno è di garantire a questa città un chilometraggio di piste ciclabili adeguato anche agli standard europei, nonostante Roma sia una città particolare, non nasce per essere una città ciclabile, ma con l'approvazione del piano quadro per la ciclabilità cittadina abbiamo messo in campo un'iniziativa che dovrebbe portarci da qui al 2020 ad avere 1000 chilometri di piste ciclabili nella nostra città, più un grande raccordo della ciclabilità che dovrebbe girare intorno a Roma per potersi poi raccordare con tutte le altre ciclabili che sono al loro interno. Quindi una grande sfida che però va incontro alla grande esigenza della città e a un mondo di appassionati che vorrebbe vivere Roma sulle due ruote, e sia queste due ruote ciclabili e sia due ruote motociclistiche. Motociclistiche dobbiamo lavorare, questo sappiamo, un grande neo di Roma sulla manutenzione delle nostre strade. Sono strade particolari, abbiamo 1200 km quadrati di strade, però questo va tenuto conto che è una città molto complessa per fare manutenzione, ma sicuramente la sfida è di rendere questa città più percorribile e più agevole. Una città molto complessa, Roma, certamente, con molto traffico, magari c'è anche un po' di maleducazione un po' da parte di tante persone, soprattutto c'è anche disattenzione perché ci sono persone che arrivano da fuori Roma, non conoscono bene la città, il modo di circolare in questa città, e quindi questo costituisce un pericolo. Che cosa state facendo per la sicurezza della circolazione, ma della sicurezza in generale, perché sono tanti aspetti della sicurezza? Legata alla sicurezza stradale, diciamo che noi stiamo mettendo in campo un miglior servizio pubblico, perché bisogna disincentivare gli automobilisti romani ad usare il proprio mezzo, il mezzo privato, però questo i cittadini romani lo faranno quando avranno la comodità di prendere un autobus o una rete metropolitana che possa arrivare e portarli al lavoro facilmente dalla propria abitazione. Però Roma è una città che urbanisticamente è cresciuta secoli fa, quindi le nostre strade non sono nate e non sono state strutturate per poter farsi carico di una così grande quantità di veicoli, sia a due ruote che di veicoli a quattro ruote. Quindi è una città molto complessa, stiamo lavorando sui corridoi della mobilità, ossia per garantire agli autobus una maggiore percorrenza e una frequenza maggiore e soprattutto dei tempi molto più brevi, e sulla metropolitana abbiamo i problemi oggettivi della città come Roma. Nel nostro sottosuolo è difficile andare, è particolare, però ci stiamo provando, avendo completato il tratto della B1 c'è in programma la metro D, stiamo cercando di portare il capolinea dell'8 fino a Piazza Venezia, quindi c'è una grande strategia sulla mobilità che però si confronta, ahimè, duramente sia con la complessità di Roma per come è strutturata, sia anche, come diceva lei, per una maleducazione un po' dei nostri cittadini. Io l'appello che faccio a tutti quanti è che quando ci dobbiamo fermare in un negozio, non necessariamente dobbiamo fermarci davanti a quel negozio per prendere un caffè o per comprarci una cosa, perché il traffico di Roma, sembrerà una sciocchezza dirlo, per un buon 40% è fatto da questa benedetta doppia fila o da soste vietate che però vengono reiterate. Se noi avessimo quelle due corsie libere, sgombere, per poter far camminare le macchine e poter far camminare gli autobus, sicuramente la mobilità sarebbe più veloce. Qualcuno ci dice fate più parcheggi, stiamo anche lavorando sui famosi parcheggi di scambio, perché la risposta non è il parcheggio privato, sia il box auto privato che uno si acquista, ma è il parcheggio di scambio nei nodi principali, ma dove uno possa lasciare la propria vettura e possa prendere un mezzo pubblico e trovare una convenienza. È un lavoro, è una lunga strategia, ma sulla quale abbiamo investito tantissimi milioni di euro e speriamo che da qui a qualche anno i frutti si vedranno. Ovviamente poi c'è un discorso legato alla sicurezza dei beni e alla sicurezza delle persone, quindi i parcheggi di scambio saranno parcheggi sorvegliati e custoditi anche con delle videocamere. Sui nostri mezzi pubblici stiamo installando le telecamere, così come all'interno dei mezzi della metropolitana, dove oggi con i nuovi sistemi è possibile monitorare in tempo reale tutto ciò che accade all'interno dei vagoni. Le telecamere nelle stazioni metropolitana da qui a 4 anni sono state attivate, ce n'erano ben 149 quando siamo arrivati, e 120 di queste erano disattivate, erano solamente dei semplici pezzi di plastica. Oggi 150 telecamere sono attive, in ogni stazione della metropolitana c'è un SOS, una colonnina SOS collegato con la centrale Roma Sicura, che immediatamente manda un segnale alle forze di polizia. Quindi anche la sicurezza fa parte della scelta che un cittadino fa di prendere un mezzo pubblico, sapendo di poter lasciare il proprio mezzo in un parcheggio custodito, di salire su un autobus o metropolitana o entrando in una stazione della metropolitana
e sapendo di essere sicuri, sicuramente questo incentiva molto la scelta dei cittadini romani. E poi una forte lotta di contrasto stiamo facendo ai parcheggiatori abusivi. C'è un racket molto pesante di parcheggiatori abusivi in luoghi della città. Solamente dall'inizio di questo anno, e siamo solamente a marzo, abbiamo effettuato ben 50 denunce e 75 controlli, quindi c'è un'attenzione molto pesante da parte della nostra amministrazione, perché questa piaga deve essere necessariamente debellata, soprattutto in quei luoghi significativi come possono essere gli ospedali della città di Roma, che vedono la sosta regolamentata da abusivi. Questa è una vergogna che non si può più tollerare. Noi stiamo procedendo e speriamo di vincerla questa sfida.